È sicuramente uno degli eventi più caratteristici della città fanese. Si svolge a Torrette ed è la Notte dei Desideri. Nella serata di venerdì 27 luglio, tantissimi eventi collaterali in programma arricchiranno la notte con musica, iniziative ed emozioni. L'inizio ufficiale della manifestazione è previsto per le ore 19, quando nei camping e negli stabilimenti balneari del posto partiranno eventi a tema musicali per poi proseguire sul lungomare con attività di animazione grazie agli artisti di strada insieme ai mercatini di hobbisti, artigiani e produttori enogastronomici del territorio. Un grande evento dove alle 21 parte tutta una serie di attività come spettacoli musicali, spettacoli circensi, artistici basati sul desiderio, sul sogno, una serie di mercatini con prodotti tipici, il ludobus del paese dei balocchi per i bambini, questo dalle 21 alle 23, quando si aprirà un magnifico spettacolo di fuochi e musica insieme che porteranno le persone che vengono ad acquistare dapprima un palloncino LED e poi lo lanceremo tutto insieme in cielo ad illuminare tutto il cielo con ognuno il nostro sogno. Quindi vi invito venerdì 27 a Torrette di Fano. A rendere la serata ancora più emozionante l'eclissi di luna. Infatti, nella notte del 27 luglio il cielo si tingerà di un colore rosso per ben 103 minuti in occasione dell'eclissi lunare più lunga del secolo. Gli esperti dicono che in Italia questo momento astronomico sarà visibile ad occhio nudo dalle ore 19:15 fino all'1:30 di notte e renderà sicuramente la notte dei desideri ancora più magica. Una serata che può rimanere nei ricordi di tutti i turisti nostri e in particolare caratterizza Torrette, una magnifica località della Riviera Nostra, un evento che nasce proprio da Torrette, dalle sperimentazioni degli esercenti che sono stati molto intelligenti per cercare di ancorare l'immaginario dei loro turisti al luogo e che diventa regionale, 18 località in tutte le Marche che in quella notte faranno vivere il cielo e la spiaggia, e quindi noi siamo orgogliosi di aver aperto una pista utile e riconosciuta dalla regione che finanzia anche l'evento. L'evento è organizzato dalla Proloco di Fano insieme a Torrette Promotion con la collaborazione di Oasi Confartigianato e Union Camping Marche, con il patrocinio del Comune e della Regione Marche, regione che crede fortemente nell'iniziativa. Sì, questo evento è molto importante per il territorio marchigiano, è uno dei grandi eventi di sistema che verrà sviluppato in tutta la costa marchigiana e la regione ci ha investito particolarmente perché riteniamo che sia un metodo innovativo anche di fare accoglienza, cercando di integrare sia le iniziative pubbliche ma anche quelle private.